Mi chiamo Dimitri Meka, vengo dalla Repubblica Centroafricana, che si trova proprio in centro, al centro dell'Africa. Sono arrivato in Italia l'anno 2014 via il mare, cioè il gomone. Sono stato ospite nello centro d'accoglienza dal 2014 fino al 2016 come ospite. E poi ho fatto un percorso di integrazione con l'apprendimento della lingua italiana, dove ho conseguito la licenza media e poi sono andato alla scuola superiore e oggi sono mediatore culturale nel un centro SPRA, cioè il secondo livello d'accoglienza in Italia. Il sistema d'accoglienza in Italia che ho vissuto sia come ospite sia come, che come mediatore culturale in Italia, come sempre l'ho detto e lo ribadisco, deve essere un sistema inclusivo, un sistema dove l'immigrato non è un soggetto d'ordine pubblico, ma un soggetto che deve essere considerato come un essere umano, e perché spesso già dall'ingresso in Italia l'accoglienza è fatto non come accogliere le persone, però accolgono i numeri, perché allo sbarco vi danno i braccialini con i numeri in mano e sono gli stessi con cui vi chiamano per inviarvi nei centri d'accoglienza. Penso che lo sbaglio dell'accoglienza italiana inizia proprio dallo sbarco, dall'ingresso di migranti in Italia. E sì, andiamo a parlare di sistema come è organizzato, noi vedremo che all'interno il soggetto immigrante non è un soggetto che viene considerato con un riguardo umanista, però viene guardato da basso come una persona che ha tante problematiche d'ordine pubblico, cioè che porta soggetto a delinquere, che non è una persona che può essere affidabile. Questo è il primo lato. Il secondo lato è il rapporto tra gli operatori e gli utenti all'interno della struttura, perché spesso accade, anche quando io ero ospite nel centro d'accoglienza, i conflitti tra gli operatori e gli ospiti, perché gli ospiti sono considerati come soggetti inquadrati nello sistema d'assistenzialismo, non un sistema che li porta all'autonomia, cioè un sistema infantilizzato, vengono infantilizzati perché sono sempre rappresentati, portati come, dirò una parola brutta, però come è molto ritratto come all'epoca medievo, dirò come quando gli italiani andavano in America, devono essere accompagnati dai padroni nelle servizi pubbliche, cioè l'operatore, non possono essere delle persone autonome. Anche quando un immigrante lascia il sistema, spesso verso i servizi pubblici lo chiedono di portare il mediatore culturale, deve sempre ribadire che lui non è più nello centro d'accoglienza, perciò dico che l'immigrato in Italia è infantilizzato. E poi c'è il sistema d'accoglienza non riguarda solo la parte di alloggio, vita e tutti quelli che comporta nella struttura.
il sistema d'accoglienza deve andare oltre questi servizi che sono che riguardano il quadro dell'accoglienza nelle strutture dei soggetti. Cioè deve essere un sistema che porta delle persone a essere autonoma, come dicevo prima, andare all'incontro con le popolazioni locali e popolazioni che accolgono, e questo ci porta a un modello di integrazione vera, non un'integrazione di facciata, un'integrazione dove fanno i soggetti, il soggetto immigrato è rappresentato da un altro soggetto, un componente bianco, se parliamo chiaramente così, che spesso deve avere uno che ti rappresenta sia negli officini pubblici sia nella vita sociale, e questo è un problema in Italia.